La vita non è soltanto rose e fiori, è un romanzo al giorno, cantato in do minore e in do maggiore. Quando scrisse queste parole, è probabile che Ignazio Buttitta non si riferisse tanto alla vita di tutti gli uomini quanto alla sua, che fu veramente un romanzo, avventuroso e picaresco, e anche una serenata. Vorrei scriverla cantando la mia vita. Certo era bello scrivere, ombre a cuore, taverna Se fosse coricarsi la sera ed alzarsi la mattina, addormentarsi bambino e svegliarsi vecchio, la canterei in 3 minuti. Ma la vita di Ignazio Buttitta è stata ben altro. Un'avventura indiavolata lunga un secolo, vissuta a ridosso ma spesso anche dentro i grandi eventi, le due guerre mondiali, la dittatura, le lotte per le terre e per il pane. Ma prodiga anche questa avventura di particolari minimi. Dalla somma di quelli e di questi ne deriva il totale di una vita esuberante, fatta di scatti, torsioni, trovate esilaranti, tirate allo sberleffo. Ignazio Buttitta, credo che la cosa più importante dal mio punto di vista che va recuperata è quel concetto che lui riprende in molte sue poesie della forza liberatoria della conoscenza. L'uomo vittima della ignoranza è vittima anche di una grande ingiustizia sociale. Il riscatto dell'uomo parte non soltanto dalla modificazione degli ordinamenti sociali, ma soprattutto dai processi di autoliberazione della ignoranza. C'è un componimento nel quale Ignazio Buttitta dice: grape amente, cacciase usule et asciuga lumetu da ignoranza. Il romanzo della vita di Ignazio Buttitta prende le mosse dall'ultimo anno di un secolo oramai troppo lontano, divaricato rispetto alla nostra storia, quell'Ottocento di Verga, Capuana, De Roberto. Ma uomo del Novecento è stato Ignazio Buttitta, il quale non volle mai mancare ai grandi appuntamenti della sua epoca. Mio padre era una persona singolare, nel senso che diversamente dagli altri uomini, dalla più parte degli altri uomini, nei quali la prassi è prevalente sull'immaginario, il mio padre invece l'immaginario prevaleva sulla prassi, sulla realtà. Mio padre viveva in una sua realtà che era in alcuni casi lontana 1.000 miglia dalla realtà. Ignazio Buttitta nasce il 21 settembre del 1899 a Bagheria, in provincia di Palermo. Il padre, rimasto orfano giovanissimo, vuol presto portare in bottega il figlio, il quale diventa garzone di macelleria. Non riesce a portare a termine gli studi. Dalla macelleria, infatti, passa al negozio di generi alimentari del padre. Lì accade un fatto decisivo, come racconterà poi lo stesso poeta nella Paglia bruciata. La poesia di mio padre non aveva niente a che fare né con i sentimenti, né con l'immaginazione, né con la fantasia, aveva a che fare invece con la realtà, con la sofferenza degli uomini. Ricordo, entrò in bottega un uomo e mi chiese una cassetta vuota. Non lo guardai in faccia, me ne sarei accorto. Lo vidi poi passare con la cassetta in testa. Portava al cimitero una bambina. Il padre era lui. Un morto che accompagnava una morta. Fu così che cominciai ad amare chi soffre, ma non era ancora il socialismo. A 17 anni è chiamato in guerra e spedito al fronte, dove è mitragliere. Una volta vede un militare disteso a terra. In una delle tasche Ignazio trova la foto di una donna, la madre. Dietro c'è scritto un indirizzo. Quegli occhi di madre lo fisseranno, fino a indurlo a scrivere prima una lettera, spedita all'indirizzo segnato, e poi una poesia dal titolo Liccia a una mamma tedesca. Non c'eri mamma tedesca, non c'eri, ma poi, con l'annero tempo, ti si piangere e gridare, in questa camera sola, ti si piangere e gridare,
né da camera sola, del tuo paese lontano ne tu stai. Ti ditti, ittata sopra lo letto vacante di tuo figlio, e affondare le braccia sotto la cuscina, e torcire delle braccia, e voci, voci, come se un galopetto scatenate a 600 al male, e nelle bocche per il tuo lamento. Mamma tedesca. Ignazio Buttitta ha attraversato la storia e la cultura della Sicilia del Novecento da protagonista, un protagonista civile e una coscienza lirica di altissimo livello che ha inciso e continua a incidere sulla storia, sulla cultura, direi anche sul senso profondo di una pedagogia necessaria alla vita siciliana. E poeta autentico, Buttitta ha sempre anteposto i suoi personali modi di coinvolgimento a una visione, direi, della Sicilia non arcaica, ma calata nel reale, essendo cantore di una rivincita anche di una Sicilia profonda rispetto al lutto, alla mafia, ai tanti perché e soprattutto alle tante sconfitte che la Sicilia ha dovuto subire, e quindi cantando il popolo, cantando la gente comune, cantando anche la bellezza attraverso questa, direi, visione della vita del mondo che anche è stata un grande canto in piazza, un grande corale momento comunitario. Ecco, questo è il suo lascito alle nuove generazioni, soprattutto è il senso di una dimensione di profondità che resta nel tempo, oltre alla sua figura icona del Novecento, ma anche insegnamento perenne per tutti. La Prima Guerra Mondiale è finita da qualche anno e Ignazio Buttitta, tornato socialista convinto nella sua bagheria, crea un circolo culturale intitolato a Filippo Turati. In realtà i primi contatti con i socialisti li aveva presi proprio nel suo paese, avvicinando i confinati politici. Con l'avvocato Salvatore Padalino, socialista, anarchico, stampa il foglio La Povera Gente. Il 15 ottobre del 1922, alla vigilia della Marcia su Roma, guida una sommossa popolare contro l'irrigidimento del dazio comunale, che gli costa l'arresto insieme ad altri collaboratori del settimanale. Nel 1924 presenta la lista del Partito Socialista, ma aderisce immediatamente dopo al Partito Comunista, in cui milita fino alla fine. In questo periodo probabilmente scopre la sua vocazione poetica. Appena un anno dopo, infatti, pubblica la sua prima raccolta di versi dialettali, Sentimentali. Si tratta essenzialmente di poesie d'amore, ma ci sono anche versi politici, come quelli che danno forma a componimenti come Lo sciopero, Curremo alla sulfara, Mutilato di guerra. Tutta la mia vita vuol dire da bambina a oggi, io devo dire come prima cosa che ho lavorato sempre, sino al 1968 io ho lavorato, prima da bambino facevo il garzone, per 20 anni ho fatto il salumiere, per 10 anni ho fatto il commerciante all'ingrosso, per 10 anni ho fatto il rappresentante di commercio. Dico, sino al 1968 io ho lavorato sempre con l'intenzione, era il mio sogno, di potermi creare una situazione economica tale che mi desse la possibilità di potermi ritirare e poter scrivere. Anche perché io scrivo soltanto se sono solo. Convola a nozze nel 1927. Anno importante nella carriera di Buttitta poeta, dal momento che fonda a Palermo, assieme a Vincenzo Aurelio Guarnaccia e a Giuseppe Ganci Battaglia, il mensile La Trazzera, rivista di letteratura dialettale di cui usciranno soltanto 11 numeri. Nel 1928, infatti, viene sequestrato, per ordine del questore di Palermo, il numero dedicato al poeta Vito Mercadante.
La Trazzera chiude così i battenti nel 1928, anno in cui esce, proprio per i tipi della Trazzera, la seconda opera poetica di Buttitta, il poemetto in dialetto Marabedda, con la traduzione in lingua italiana di Ganci Battaglia e la nota introduttiva di Guarnaccia. Scoppia il secondo conflitto mondiale. Nel 1943 Bagheria viene bombardata. Ci sono morti e feriti. Buttitta ritorna nella sua isola, prende moglie e figli e se li porta a Codogno. A Milano frequenta una ristretta cerchia di artisti e intellettuali siciliani, tra i quali Salvatore Quasimodo ed Elio Vittorini. Gli anni 50 sono per il poeta Buttitta davvero decisivi. Esce infatti nel 1954 Lupani si chiama Pani, con la traduzione in versi di Quasimodo e le illustrazioni di Renato Guttuso. Volume che si apre con una poesia che è un vero e proprio manifesto poetico, lancinante dichiarazione programmatica. Non posso piangere, ho gli occhi secchi e il mio cuore è un masso pesante. Non sono poeta, odio l'usignolo e le cicale, il venticello che carezza l'erba e le foglie che cadono con l'ali. Non sono poeta, ma se è poesia affondare le mani nel cuore degli uomini che soffrono, per spremere il pianto e lo sconforto, ma se è poesia sciogliere il cappio dal collo, se è poesia chiamare dai campi gli uomini curvi sulla terra che succhia sangue e sudore, datemi una voce potente perché mi sento poeta. Una realtà, quella siciliana, difficile e respingente. Sono gli anni del banditismo, di Giuliano, del movimento contadino, di Portella della Ginestra, di Salvatore Carnevale, di Placido Rizzotto e dei tanti sindacalisti uccisi dalla mafia. Tra la fine degli anni 50 e l'inizio dei 60 torna in Sicilia, stabilendosi in una casa ad Aspra, di fronte al Golfo di Palermo. Una volta rimesso piede nella sua terra, Buttitta non può che assorbirne tutti gli umori e i malumori, farne palpitante materia poetica, metterla in versi e recitarla in piazza. Affida l'attività commerciale a terzi, dedicandosi anima e corpo alla produzione poetica. Vedono la luce nel 1963, quando comincia la sua collaborazione con la casa editrice Feltrinelli, La Peddi Nova e Luceno di Lusuli. Nella prima raccolta, a un certo punto, si legge: la storia di questi anni infuocati ha zappato con le unghie dentro di me e resto atterrito a guardare gli uomini tutti appesi a un filo e un destino solo dentro una barca di paglia che affonda. Nel 1968, l'anno della rivolta studentesca, degli scontri con i poliziotti, esce La paglia bruciata, con la prefazione di Roberto Roversi e una nota di Cesare Zavattini, seguita, dopo appena 4 anni, dalla raccolta Io faccio il poeta, preceduta da una nota introduttiva di Leonardo Sciascia, che dà perfettamente la misura dell'essere poeta di Buttitta. Una voce di ferro, è stata detto, una voce che ha fatto leva su una lingua siciliana, come l'ha definita Carlo Levi, di pollice e di fuoco. E attraverso questa lingua siciliana, che non era una lingua dialettale lontana dalla pronuncia quotidiana, non era una lingua archeologica che recuperava la filologia del dialetto, ma era una lingua che assecondava lo sviluppo del dialetto, attraverso questa lingua Ignazio Buttitta ha cantato i drammi del proprio popolo. E il suo essere poeta popolare va spiegato, come disse una volta Leonardo Sciascia, come colui che sta dalla parte del popolo. E stando dalla parte del popolo, Ignazio Buttitta ha fatto sua l'epos, un epos tragico, e questo epos ha immesso nei suoi versi. E lo ha fatto oltretutto creando le condizioni di un miracolo, ossia di una perfetta coincidenza tra poesia e biologia. Non è pensabile la poesia di Ignazio Buttitta a prescindere dal suo corpo, a prescindere dalla sua stessa esecuzione. Un grande critico, Gianfranco Contini, spiegò l'aggettivo
popolare riferita alla poesia di Enzo Buttista, nel senso che poesia che deve essere eseguita, eseguita proprio da lui, dalla sua voce. Con Ignazio Buttista non c'è da aspettare. La sua presenza è immediatamente quella del poeta, nel fisico, nello sguardo, nel movimento di togliersi e rimettersi gli occhiali o di portarseli sulla fronte, e in tutto quello che dice, in tutto quello che racconta di sé e degli altri, di Bagheria e del mondo, delle cose di ogni giorno, del libro che ha appena letto, di una conversazione col cocchiere di piazza a Palermo o col grande poeta a Mosca, dell'incontro con un vecchio contadino o con un professore o con un mafioso. Tutte le cose straordinarie, e lo diventano anche quando non lo sono, che a lui sono capitate e capitano ad ogni giorno, ad ogni ora, ad ogni momento. Nel suo raccontare tutto è immagine, metafora, ritmo. La mia poesia va detta, gridata, non si può leggere da soli, in silenzio, al lume di candela. E Buttista comincia a gridare la sua poesia nelle piazze dei paesini e delle città siciliane, con la sua voce di ferro, come l'ha chiamata Carlo Levi. I cantastorie musicano le sue parole, cantano nelle piazze e nelle fiere i suoi versi. La produzione di Buttista è un po' smorta se non è percorsa da quella carica vitale che si traduce in una vera, concreta esecuzione fisica delle sue poesie. Di questo è consapevole il poeta di Bagheria, il quale, quando legge o recita, ora sta seduto, ora scatta all'impiedi. Modula, sussurra, bisbiglia, ha scritto il poeta Mario Farinella, come per accordare la voce al verso, finché in un crescendo di calcolata e sapiente misura non esplode in grida, gesti. Getta in questa straordinaria recita tutto se stesso. Viaggia per l'Europa, va in America, in Russia, in Cina, conosce Pasolini, Zavattini, ma anche Evtushenko e Rizzos. Con Io faccio il poeta, Buttista si aggiudica il premio Viareggio. Ha poco più di 70 anni, il poeta di Bagheria, e come lui stesso ha scritto, ha girato parte del mondo, ha conosciuto e parlato con milioni di uomini, grandi e piccoli, li ha setacciati, cotti nel brodo, e sa fatti e segreti che non potrà mai dire. Nel 1974 vede la luce Il poeta in piazza. Braccianti, compagni, uomini e femmine, arrivò un poeta. Vi portavo a verità ante chiante di mano, pigliate villa. Mentre 9 anni dopo è la volta della raccolta Le pietre nere. È l'arba, si legge nella poesia Un mistero. E sogno davanti un mare, a scrivere e pensare, o mistero da vita e da natura, che mi impedisce di sapere, co sogno, re un nevegno, e chi venne a fare il mio mondo. Ignazio Buttista continua a scrivere le sue poesie davanti al mare, nella sua casa di Aspra, luogo di incontro di uomini che vengono da ogni parte del mondo e dove vive alla stregua di un patriarca. Nel 1980 gli viene conferita, presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo, la laurea honoris causa in materie letterarie. 2 anni dopo compare il volume Prime e Nuovissime, che raccoglie molti dei suoi primi componimenti. I giornalisti fanno a gara per intervistarlo. Non c'è poeta a Bagheria e dintorni che non si rechi in pellegrinaggio ad Aspra per recitare a Ignazio un verso, per dedicargli una raccolta di poesie. È il grande vecchio della letteratura siciliana, Ignazio Buttista. La sua voce è ancora di ferro. Gli acciacchi, i disinganni, le ferite della vita non l'hanno affatto incrinata. Nemmeno la morte, che sopraggiunge il 5 aprile del 1997, la mette a tacere. Perché basta accostarsi a un suo libro di versi, leggere ad alta voce una poesia e il miracolo accade. Dalla pagina il dialetto balza fuori, come messo in moto dal suo timbro inconfondibile. Cosa penso della morte? Io sono innamorato della vita in una maniera straordinaria. Amo la vita come... Insomma, non c'è un paragone da poter fare. Amo la vita perché nella vita ci sono tutto dentro. Io se guardo il cielo mi sento che sono parte del cielo. Se guardo gli alberi, penso di essere vivo come sono gli alberi. Se passano gli uccelli, penso di essere un uccello pure io. Loro volano con le ali, io volo con la fantasia, col pensiero. Mi sento legato a tutte le cose. Mi affaccio e guardo il mare e gioisco immensamente guardando il mare.
ma non sono i colori del mare, non è il sole che riflette sulle onde, ma sono i miliardi di pesci che ci sono nel mare e che io vedo, li penso. E se non li vedo e se non li penso, sì, li sento parlare. La Fondazione Ignazio Buttitta è nata nel 2005 dalla volontà del figlio, Antonino Buttitta, al fine di promuovere la tutela, lo studio e lo sviluppo della cultura siciliana in tutti i suoi aspetti, storici, letterari, antropologici, sociali, artistici in genere. Presieduta da Tullio De Mauro, la Fondazione non persegue fini di lucro e per raggiungere i suoi scopi promuove conferenze, congressi, mostre, assegna borse di studio e si assume ogni iniziativa di natura editoriale. La Fondazione Ignazio Buttitta è stata promossa con legge regionale del 4 marzo 2005. È stata istituita essenzialmente per volontà del figlio del poeta, Antonino Buttitta, che ha donato una parte cospicua dei suoi beni, il suo patrimonio di materiali folclorici, fiancate di carretto, ceramiche, pitture sul vetro e quant'altro, allo scopo di costituire un patrimonio che è stato peraltro integrato appunto con un contributo significativo offerto dalla Regione Siciliana all'atto della sua costituzione. L'ambito di attività della Fondazione Buttitta è molteplice, essenzialmente diretto a promuovere tutte quelle iniziative culturali, sia in ambito storico, etnoantropologico, archeologico, artistico e letterario, che siano dirette a valorizzare la cultura siciliana, sia nelle sue articolazioni all'interno dell'isola, sia anche all'esterno di questa. Per cui è ovvio che la Fondazione intende lavorare, e ha lavorato già dall'atto della sua costituzione, nella realizzazione di iniziative di vario genere anche al di fuori del territorio regionale. La sede della Fondazione è stata per statuto indicata nella città di Bagheria e lì si sta recuperando una struttura che è l'abitazione del poeta Buttitta, che richiede di essere rimessa in uso attraverso un lungo lavoro di recupero che probabilmente avrà termine nell'arco di un paio d'anni. Attualmente la sede della Fondazione si trova a Palermo, in via Messina 7D, e dove si ha sede la biblioteca e l'amministrazione, mentre un'altra sede distaccata si trova in via Pasculli, dove invece ha sede l'archivio audiovisuale e l'archivio etnomusicale, che viene gestito in collaborazione con l'Associazione Folk Studio di Palermo. Una serie di convenzioni con istituzioni ed enti pubblici non palermitani ha portato alla costituzione di una sede distaccata nella città di Ragusa, dove è intenzione della Fondazione promuovere nei prossimi anni una serie di iniziative tese a valorizzare la cultura popolare e tutte le altre espressioni culturali della Sicilia orientale, unitamente ad altre iniziative e attività che questa Fondazione promuove a sostegno degli enti locali, come laboratori e seminari che sono stati realizzati in vari paesi della Sicilia e come anche, fatto ancora particolarmente rilevante rispetto alla memoria che comunque la Fondazione intende salvaguardare dell'opera di Buttitta, una serie di spettacoli, di recital, di spettacoli musicali, di conferenze che sono stati realizzati in vari paesi e che vengono tutt'oggi realizzati e programmati soprattutto all'interno degli istituti scolastici, instaurando così un proficuo dialogo di stimolazione della conoscenza del poeta Buttitta e più in generale della cultura siciliana presso le più giovani generazioni. La Fondazione per statuto è retta da un consiglio di amministrazione di cui fanno parte gli eredi in linea diretta del poeta Buttitta, cioè i figli viventi, il sindaco di Bagheria, il presidente del consiglio comunale di Bagheria e l'assessore alla cultura di Bagheria e alcune cariche istituzionali, quale il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, il presidente della regione, il sindaco del comune di Palermo, il presidente della provincia regionale di Palermo, il rettore della facoltà
dell'Università di Palermo e una serie di presidenti di varie istituzioni culturali, quale il Centro Studi Filologici e Linguistici Siciliani, il Folk Studio di Palermo, l'Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari. All'interno del Consiglio di Amministrazione vengono individuati il presidente, il direttore e le altre cariche, quali il tesoriere, che governano insieme agli altri componenti nominati della Giunta la fondazione e ne mettono in atto il programma. Per diffondere nel modo più adeguato la conoscenza e l'interesse per il patrimonio culturale siciliano, la Fondazione collabora con istituzioni regionali, musei, scuole, compagnie teatrali e artisti siciliani, studiosi nazionali e internazionali di chiara fama. L'attività della Fondazione si snoda in ambiti differenti di interesse: ricerca, didattica, divulgazione, editoria. Tra le attività realizzate, l'allestimento della Biblioteca della Cultura Siciliana, che al momento consta di circa 3.000 volumi, tra cui la Biblioteca delle Tradizioni Popolari Siciliane di Giuseppe Pitré, la Biblioteca Storica e Letteraria di Sicilia di Gioacchino Di Marzo, la Storia di Palermo di Rosario La Duca, la Cartografia del Mezzogiorno e di Sicilia. E ancora la digitalizzazione dell'archivio audiovisuale dell'Archivio Etnomusicale del Mediterraneo, la costituzione dell'archivio delle opere di Ignazio Buttitta e l'avvio delle procedure di ordinamento e duplicazione, finalizzati alla fruizione pubblica, la realizzazione di una banca dati informatizzata, al fine di favorire la diffusione delle attività della Fondazione Buttitta e di consentire un ampio e facile accesso alla documentazione posseduta. La Fondazione ha organizzato convegni dedicati alle minoranze culturali migranti, allo scrittore di Palazzolo Acreide Giuseppe Rovella, ai miti mediterranei, mostre, seminari, ha promosso attività didattiche nelle scuole, iniziative editoriali, stampa di cataloghi, libri di fotografie, riviste letterarie, ristampe anastatiche, pubblicazione di CD e inoltre ha istituito dei premi, intitolati a Ignazio Buttitta e ad Antonino Maggio. Tra le iniziative da realizzare, il convegno internazionale sul tema Scrittura e Verità, Livucci di Lomini nella letteratura italiana del Novecento. Certo era bello scrivere come ombre a cuore taverna bire e guarda la bottiglia e ci parla e rira un bicchiere che svadanna e torna a chi crarre. Scrivere prenato d'amore, la gran danza d'occhi lo parto, lo tempo è sempre.